Stipendi e scatti bloccati per tutti i dipendenti statali almeno per un anno. Mancano i soldi per un'operazione che costerebbe alle casse dello Stato non meno di 7 miliardi di euro. Congelate anche le buste paga delle forze dell'ordine che minacciano scioperi. Cresce il numero di imprese commerciali avviate e gestite da cinesi nonostante la crisi. Il segreto è nello spirito di comunità e nella collaborazione, ce lo ha detto il presidente di una delle tre associazioni ufficiali della comunità cinese di Torino. Interrogazione del consigliere PD Walter Ottria sulla presunta chiusura degli scali ferroviari di Autozug in Italia ed in particolare quello alessandrino. Intanto Alexala, l'ente turistico locale, si organizza e punta sugli olandesi. Expo 2015, ricorso al TAR di un imprenditore del Saluzzese. Dopo aver partecipato alla gara per la gestione della ristorazione del Padiglione Italia, ha denunciato la non trasparenza delle procedure di appalto. Ben ritrovati dalla redazione di Monitor, nuovo appuntamento con gli spazi informativi della nostra rete. In apertura del giornale lo avete sentito anche dal nostro sommario. Parliamo degli stipendi e degli scatti bloccati per tutti i dipendenti statali almeno per un anno. Secondo il governo infatti mancherebbero i soldi per un'operazione che costerebbe alle casse dello Stato non meno di 7 miliardi di euro. Congelate anche le buste paga delle forze dell'ordine che minacciano scioperi. A gettare il sasso nell'acqua le dichiarazioni del ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia. Stipendi e scatti bloccati per tutti i dipendenti statali, almeno per un anno e fino a nuovo ordine. Mancano i soldi per un'operazione che costerebbe alle casse dello Stato non meno di 7 miliardi di euro. Uno stop che congela anche le buste paga delle forze dell'ordine, che questa volta però non ci stanno e salgono subito sulle barricate. Non quelle vere, ben inteso, ma quelle metaforiche delle rivendicazioni contrattuali di tutti i lavoratori. La misura però pare essere colma al punto che per la prima volta in 67 anni di storia repubblicana, carabinieri, polizia, esercito e guardia di finanza si dicono pronti a scioperare. E se il blocco degli stipendi dovesse essere confermato nella prossima legge di stabilità, sindacati di polizia e COCER delle forze armate chiederanno le dimissioni di tutti i capi dei vari corpi civili e militari e dei relativi ministri. Perché, si legge in un comunicato, non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l'abnegazione del proprio personale. Non sono però solo i mancati aumenti salariali e il blocco degli scatti a preoccupare uomini e donne in divisa, che in media guadagnano cifre di poco superiori ai 1.300 euro al mese. Il contratto è fermo dal 2009, ma rischiare la paralisi è anche la quotidianità di un lavoro di utilità pubblica. Negli anni le risorse per la manutenzione del parco auto della polizia, ad esempio, hanno subito un taglio del 44%. Risultato, un terzo delle volanti resta ferma in garage e anche chi esce in pattuglia percorre in media non più di 20 km per turno. La benzina costa e anche alle questure. E costano le divise ormai logore, ma con nuove commesse chiuse inspiegabilmente nei magazzini. Commissariati e caserme spesso non sono a norma con la legge 626, quella che tutela la sicurezza sul posto di lavoro. Impianti elettrici obsoleti, riscaldamento che funziona a singhiozzo, computer e rete informatica ormai sorpassata. E il sentimento prevalente è uno solo: delusione. Riteniamo con assoluta convinzione, serena convinzione di aver fatto dei sacrifici e di continuare a farli quotidianamente. Noi vorremmo che questa crisi non fossimo chiamati a pagarla solo noi, peraltro 4 anni di blocco, insomma, riteniamo che siano un contributo più che dignitoso e siamo disponibili anche a ragionare su una protrazione del blocco dei contratti, ma su uno sblocco immediato di tutti gli automatismi stipendiali che ci hanno doppiamente pregiudicati per 4 anni. Ma c'è la possibilità dunque che anche in maniera simbolica la Polizia di Stato scioperi? Esiste un divieto di sciopero che è sancito dall'articolo 84 della legge 121, esistono delle forme che sono comunque compatibili con questo divieto. Noi intendiamo arrivare ad una mobilitazione generale, se questo come sembra sarà necessario, per cercare di sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica sulla centralità del servizio che siamo chiamati a garantire quotidianamente e sulla oggettiva specificità della nostra attività. Questa dunque è la situazione del comparto della Polizia di Stato, l'abbiamo sentito anche nell'intervista che abbiamo realizzato con il segretario nazionale del sindacato di polizia.
Torniamo a Torino, parliamo di imprese commerciali avviate e gestite da cinesi che a quanto pare non conoscono crisi, crescono di numero sia a Torino che in tutta la regione. Però come, si spiega questo fenomeno che è in controtendenza con l'andamento generale di tutte le attività produttive della nostra regione? Il segreto sarebbe nello spirito di comunità e nella collaborazione, ce l'ha detto il presidente di una delle tre associazioni ufficiali della comunità cinese qui di Torino. Le imprese commerciali avviate e gestite da cinesi non conoscono crisi, crescono di numero a Torino e in tutta la regione. Lo confermano i dati dell'ufficio studi Unioncamere. Ma come si spiega questo fenomeno in controtendenza con l'andamento generale delle attività produttive piemontesi? Il segreto starebbe nello spirito di comunità e nella collaborazione tra connazionali, ma non solo. Ce lo ha spiegato il presidente di una delle tre associazioni ufficiali della comunità cinese regionale. Ma secondo me la prima tutto è la noi comunità cinesi sa che affrontare alla crisi sa con il nostro sacrificio e c'è un coraggio e quindi poi c'era economicamente, quindi c'è una collaborazione, per esempio, e tutti i prodotti arrivano dalla Cina oppure il fornitore, cioè fornisce di questi merci, quindi qui c'è una collaborazione, può essere tenuto alcuni dei conti, può essere 3 mesi, 6 mesi, cioè piano piano così, e questo è un collegamento del commercio, la fiducia. Hu Paolo Xiaogang, in Italia da 30 anni, collabora anche con le istituzioni locali come il Comune. È stato il fondatore dell'Associazione Immigrati Cinesi in Piemonte, AICUP, e gestisce in via Bologna un centro servizi alle imprese che conta oltre 1.500 associati, un ACLI China e un CAF specializzati per il mercato cinese. Il comunità cinese qui in Europa, anche la Francia, anche come Germania, poi anche in altre parti dell'Europa, cioè Italia, è vero, perché Italia ha già una design degli italiani, sono molto famosi, poi c'è Italia, una geografia, cioè molto piacciono della nostra comunità cinese. Quindi negli anni 90, quando c'è un boom degli immigrati cinesi, vengono qua in Italia, da parte della, diciamo, attività della ristorazione, poi più passa dal laboratorio. Oggi, per esempio, c'è negozio, commercio, poi diversi dell'attività. E quindi qui c'è una storia, c'è cioè il passaggio tra tutti questi o parenti o amici ci aiutano, no? Quindi anche oggi c'è un tempo di crisi, però cioè, noi possiamo, cioè, uniamo insieme per aprire un'attività o ampio oppure anche piccolo negozio familiare. Breve di cronaca arrivata da poco in redazione: è in coma ed è in condizioni molto gravi il vigile urbano di 48 anni che è stato investito a Torino giovedì sera. Faceva parte di una pattuglia in borghese quando ha attraversato la strada per inseguire un sospetto spacciatore, però sopraggiunta una Ford Fiesta che lo ha travolto. A preoccupare subito i medici del CTO dove il vigile urbano è stato ricoverato e il forte trauma cranico che ha subito. C'è un'interrogazione a firma del consigliere del Partito Democratico Walter Ottria in Consiglio regionale sulla presunta chiusura degli scali ferroviari di AutoZug in Italia, in particolare quello di Alessandria. Intanto l'Alexala, che è l'ente turistico proprio della provincia di Alessandria, si organizza e punterebbe sul mercato olandese. Sono al momento ancora prenotabili e non ci sono notizie ufficiali che possano confermare il contrario, i collegamenti con l'Italia per i turisti tedeschi serviti da AutoZug con Alessandria e Bolzano. La notizia, annunciata da alcuni giornali tedeschi della chiusura del terminale più a sud rispetto alla Germania, e cioè quello alessandrino, ha destato una qualche preoccupazione tra gli operatori turistici e alberghieri della città e della provincia. Sicuramente la notizia, se verrà confermata, perché insomma non è ancora, diciamo, ufficiale, anche se è molto, molto probabile, sicuramente sarà una grave perdita per il flusso turistico della provincia. Tra l'altro, nel momento in cui c'è stato il riconoscimento dell'UNESCO, per cui da una parte diciamo, c'era una possibilità,
di sviluppare un asse turistico, proprio in questo momento viene a mancare invece una forte componente, che tra l'altro era in aumento anche nei numeri, insomma. Lei ha presentato una interrogazione al presidente Chiamparino. Quando e se verrà discussa questa interrogazione? Guardi, credo che mercoledì ci sarà il Consiglio regionale, però io l'ho presentata l'altro ieri, per cui non so se la Giunta mi risponderà già in occasione del prossimo Consiglio. In ogni caso, cosa chiedeva in questa interrogazione? Ma intanto chiedevo se alla Giunta, se è al corrente di questa notizia, che io perché l'ho diciamo ricavata da una lettura di giornali tedeschi, per cui già una lettura abbastanza complicata, diciamo. Tra l'altro ho anche visto che è in corso una petizione invece proprio di turisti tedeschi che chiedono di non procedere alla soppressione di questo servizio. In attesa degli sviluppi che potranno avere sia l'interrogazione regionale e la conseguente discussione in consiglio che la raccolta firme, una terza ipotesi potrebbe garantire comunque un adeguato flusso di turisti in provincia. L'analogo servizio di treni con auto a seguito offerto dai tedeschi viene realizzato dall'Autoslap per gli olandesi, che potrebbero approfittare della carenza di servizio tedesco per allargare la propria rete commerciale. Ma per riuscire a garantire gli stessi flussi precedenti, bisognerà che operatori turistici e alberghiere locali possano usufruire di buona pubblicità e piani di marketing adeguati alla nuova situazione dei flussi turistici provenienti dal nord Europa. Noi abbiamo colto già da diversi anni l'opportunità di Autoslab, ma in occasione proprio di questa situazione internazionale di Autoslab, che li ha visti chiudere gli scali di treni con auto in seguito, abbiamo potenziato la nostra attività di co-marketing e stiamo pianificando una serie di azioni più concrete, più presenti, non solo sul mercato olandese, sul quale Autoslab è presente da diversi anni, ma anche su quello tedesco, soprattutto poi sul mercato olandese, dove c'è una particolare attenzione per i paesaggi collinari. In questo caso il fatto di essere un patrimonio dell'UNESCO ci avvantaggia notevolmente. In più, abbiamo sul mercato olandese un'altra carta da spenderci, che è quella del turismo in bici, in quanto stiamo lavorando proprio su un progetto specifico e Autoslab ci ha sempre dato questo vantaggio rispetto a Die Autozug, il fatto che si potessero anche portare le proprie biciclette. Ancora guai in vista dell'Expo di Milano del 2015. Questa volta a denunciare una situazione di presunta irregolarità è stato un imprenditore saluzzese, Piero Sassone. Dopo aver partecipato alla gara d'appalto per la gestione della ristorazione del Padiglione Italia, ha infatti fatto ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, sostenendo la non trasparenza e la non completa legalità delle procedure di appalto. Sentiamo il servizio. Nutrire il pianeta, energia per la vita, e ormai si sa il tema dell'Expo 2015 di Milano. Fa specie dunque non solo la notizia che la gara per la gestione della ristorazione al di fuori dei padiglioni, circa 120 punti vendita, sia andata deserta due volte, ma che anche quella per la ristorazione all'interno dell'Expo nel Padiglione Italia ora sia bloccata da un ricorso al TAR di Milano. A presentare quest'ultimo il saluzzese Piero Sassone, titolare in città del ristorante Le Quattro Stagioni e presidente dell'ICIF, la scuola di cucina italiana che forma i migliori cuochi del paese, collaborando con 126 ristoranti stellati in Italia. Abbiamo partecipato a questa gara avendo già per fortuna avuto esperienza di aver gestito per ben 5 volte l'esposizione universale per il governo italiano che si è tenuta in Giappone, in Cina, a Saragozza, in Corea e a Bello in Olanda. Quindi noi abbiamo già avuto esperienza analoga, abbiamo partecipato alla gara, siamo arrivati secondi, è chiaro che il concetto è stato quello di far prevalere la milanesità, lo sappiamo, pur avendo noi dei requisiti completamente diversi, con caratteristiche idonee al bando, e abbiamo preso atto. Dopodiché abbiamo fatto ricorso al TAR di Milano, che ci ha concesso subito la sospensiva e ha inibito Expo ad affidare la gara all'altro concorrente. E adesso stiamo aspettando l'udienza del merito, che sarà a settembre. Nello stesso tempo ci siamo rivolti a Cantone, a Raffaele Cantone, in
informandolo di quello che era, uno, il percorso amministrativo che abbiamo fatto, e due, di attivarsi lui sul piano anche penale, perché hanno commesso delle irregolarità. Tra le irregolarità tecniche denunciate dal saluzzese Sassone, ad esempio, il fatto che a bando ancora aperto il suo staff marketing sia stato contattato da un fornitore già informato del fatto che le aziende in gara erano soltanto più due, proponendo poi la propria fornitura in caso di vittoria. Ma anche il numero delle sedute della commissione giudicatrice non risulta corretto all'imprenditore saluzzese. Fino ad oggi è stato reso pubblico un solo verbale, dice, quando invece le sedute sono state ben tre. E infine ci sarebbe il file dell'offerta economica della vincente PEC modificato quasi 10 giorni dopo la scadenza della gara e addirittura il giorno dopo l'apertura delle buste. Ora comunque saranno il TAR e l'autorità anticorruzione del presidente Raffaele Cantone a decidere la verità. Con la situazione economica, con la crisi che stiamo vivendo, e quant'altro, il fatto che le imprese non partecipino, vanno deserte le gare di questa dimensione, perfino grandi gruppi come Autogrill e MyChef non partecipano, questo la dice lunga per come stiamo gestendo le cose. In un paese dove tra l'altro le gare, se vengono fatti per colossi, in Italia sappiamo benissimo, sanno benissimo anche i signori Expo, che le imprese italiane sono delle piccole e medie imprese, cioè sono delle imprese, nanismo delle imprese italiane è un fatto consolidato, non è che è una cosa che non è risaputa. Quindi questo che doveva essere un'esposizione universale, che doveva dare l'opportunità al paese di esprimere, che fosse l'esposizione dell'intero paese, dove si vanno a valorizzare quelle che sono le caratteristiche dell'intero paese, si è rivelato un'esposizione di lobby tutta milanese. Rimaniamo ancora in provincia Granda, cambiamo però decisamente pagina. Parliamo infatti di sport, amichevoli di lusso per il Cuneo Calcio che giovedì pomeriggio allo Stadio Paschiero ha ospitato il Torino di Giampiero Ventura, reduce dalla qualificazione in Europa League e dallo 0-0 casalingo contro l'Inter nella prima del campionato di Serie A. I biancorossi di casa hanno fatto un'ottima figura tenendo alta la testa contro i Granata e cedendo solo per 3-0. Però dopo la festa è già tempo per i biancorossi di voltare pagina. Domenica inizia il campionato, c'è la Serie D da affrontare. Il Cuneo per prepararsi all'inizio del campionato di Serie D, il Torino per mantenere la condizione durante il turno di pausa della Serie A. L'amichevole disputata al Paschiero rappresentava un test utile per entrambe le compagini, ma soprattutto ha dato la possibilità ai tanti tifosi cunesi Granata di vedere da vicino i propri beniamini, salutando l'ultimo acquisto, l'attaccante Amaury, alla prima partita con la nuova maglia. Una buona cornice di pubblico ha così applaudito le giocate del Torino, ma ha anche potuto apprezzare l'ottima prestazione del Cuneo, che ha fatto un figurone di fronte ai quotati avversari. La squadra di Milani ha difeso con applicazione e ordine, sfiorando addirittura il gol del vantaggio con il colpo di testa di Franza che ha colpito la traversa. Lo stadio Paschiero è anche stato testimone del primo gol Granata di Amaury, che al 31esimo ha realizzato l'1-0 con un perfetto colpo di testa. Nella ripresa tanti cambi da una parte e dall'altra, numerosi giovani in campo e la doppietta di Barreto che ha fissato il risultato sul 3-0 finale. Credo che sia un continuo crescendo da parte di questi ragazzi. Ricordo tutte le volte, ma è giusto che lo faccia, che è una squadra che è stata assemblata in 30 giorni, e quindi è 30 giorni, 35 giorni che si sta allenando assieme e sta rispondendo partita dopo partita in modo sempre migliore, per cui vedere la squadra che di fronte ad un avversario di livello come questo, di altissimo livello come questo, comunque trova questa attenzione, questa applicazione, non può che farci piacere. Archiviata l'emozione di un amichevole così, i biancorossi dovranno ora pensare al campionato, al via domenica. Il Cuneo esordirà in casa contro la Novese. Mister Riccardo Milani ha ancora qualche dubbio di formazione, ma non vede l'ora di cominciare. Aspettiamo di vedere questi tre giocatori, Soragna, Carretto e Montante, che nonostante abbia fatto 20 minuti, dobbiamo ancora valutare come sta e poi per sabato avremo le idee sicuramente più chiare. Sappiamo che è un campionato molto difficile, ne siamo consapevoli, però al tempo stesso abbiamo delle grandi potenzialità, abbiamo questa squadra che ha voglia
mettersi in gioco e di far vedere che cosa sa fare, per cui siamo contenti che finalmente è arrivato il campionato per poter vedere quali sono le nostre potenzialità. Prima di chiudere con il nostro giornale vi voglio ricordare l'appuntamento su GRP1 a partire dalle 20.45. Inizia infatti la nuova stagione di appuntamento ad Atlantide, il docutalk della nostra redazione condotta dal nostro direttore Giuseppe Cortese. Prima puntata della nuova stagione dedicata alla sanità, allo stato di salute della sanità in Piemonte e in particolare al fascicolo sanitario elettronico che sembra essere ormai una realtà in molti regioni italiane, ma un sogno ancora per la sanità piemontese. Ne discuteranno in studio i consiglieri regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e le interviste realizzate con l'assessore alla sanità della Regione Piemonte Antonio Saite e soprattutto un approfondimento su che cos'è e come funziona, dove funziona questo fascicolo sanitario elettronico a partire dalle 20.45 su GRP1. Appuntamento ad Atlantide. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro notiziario. Monitor torna come sempre nei consueti appuntamenti orari. Vi ricordo, dopo la nostra sigla, l'appuntamento quotidiano con le notizie sportive. A presto.